Manca ormai una manciata di giorni al suono della prima campanella. Appena 6, infatti, e si tornerà in classe. I dirigenti scolastici aretini sono così al lavoro per una riapertura in sicurezza delle aule anche quest'anno, tra protocolli, cattedre e la novità del Green Pass. Uno degli aspetti centrali che riguarda il rientro in aula è proprio caratterizzato dal distanziamento da rispettare in aula durante le lezioni. Purtroppo alcune indicazioni molto importanti sono arrivate, diciamo così, solo nella seconda metà del mese di agosto, a metà agosto, e quindi siamo stati costretti a rivedere il layout delle aule più volte nel corso dell'estate. Ad ogni modo, noi ci stiamo preparando seguendo le regole del distanziamento anzitutto all'interno delle classi, perché la regola basilare, quella vincolante, è del distanziamento tra la cattedra e i banchi di 2 metri, mentre il metro tra le rime buccali, così si diceva l'anno scorso, è solamente raccomandato. Tornano anche i varchi d'accesso, gli accessi scaglionati. Sì, la regola dello scaglionamento è una regola di prudenza che in quanto tale sembra opportuna adottare anche quest'anno, pur non essendo vincolante. Controlli anche agli ingressi, quest'anno si controllerà anche il Green Pass. Questa è la novità attuale, il Green Pass. Come noto, le scuole non possono sapere, ai sensi della privacy, quali siano le motivazioni che sovrintendono al Green Pass stesso, cioè se uno si è vaccinato oppure se uno provvede ogni 48 ore a farsi il tampone. Però la presentazione del Green Pass è un obbligo cui le scuole attendono. Fino ad oggi non abbiamo avuto particolari problematiche. Un'altra novità che potrebbe arrivare a breve è quella dei tamponi salivari. Sì. Allora, questi tamponi sono tamponi dovuti, diciamo così, e quindi è bene che siano pagati dallo Stato, così come quei tamponi cui devono sottoporsi i lavoratori fragili, coloro che cioè non possono vaccinarsi. Quindi per questi tamponi è bene provvedere allo Stato. Per gli altri tamponi, per quelli di coloro che, diciamo così, per scelta non si sono vaccinati, è opportuno che lo Stato non intervenga, perché si tratta di una libera scelta soggettiva a cui deve provvedere il singolo. Noi prendiamo atto del Green Pass e facciamo entrare le persone. Dopo il quarto giorno, al quinto giorno, se si tratta di un docente, ma anche del personale stesso, dovremo provvedere alla sostituzione.